Ciao Pupetto! Ciao Pupetto! Ciao! Sei bravissimo! Ragazze e ragazzi, bonjour! Oggi vi saluto direttamente dalla pista da sci. Vi faccio vedere dove siamo. C'è questo splendido, splendido panorama. Credo che quello sia Tomas lassù, sulla funivia. Non so se lo vedete. Lo sto salutando. Ciao! Esattamente... dov'è? Là, là. Io oggi non sono andata a sciare, spero riusciate a sentirvi, che con questo berrettino io non mi sento. Oggi non sono andata a sciare perché è molto strano e non è la prima volta che mi succede, ma in doccia ha iniziato a girarmi la testa. Mi sono svegliata, mi sono fatta la doccia e non so perché mi capita, ma mi è già capitato 2 o 3 volte a casa e adesso mi è successo anche qua a Cortina, nel senso che ad un certo punto, mentre mi sto facendo la doccia, e sono in doccia tipo 2 minuti, poco, e ad un certo punto comincio a girarmi la testa, comincio a vedere tutto nero e se non mi siedo immediatamente so che svengo, quindi non riesco a capire che cosa sia, quindi mi sono seduta, poi dopo un po' mi sono detta, cioè stavo meglio anche se non bene, mi sono detta ok, mi rialzo per risciacquarmi, ci ho provato e sono stata male di nuovo e mi sono risseduta, quindi ho spento ovviamente l'acqua e sono rimasta da tipo un quarto d'ora seduta nella doccia, perché se mi fossi alzata sarei svenuta. E continuo ad avere questa sensazione di spossatezza e non riesco a capire che cosa sia davvero. E dovrò rifare gli esami del sangue a questo punto, mi stanno guardando tutti perché parlo da sola. Loro pensano che io parli da sola, non sanno che sto parlando con un sacco di voi. E comunque sì, non riesco a capire che cosa sia, mi sto un po' preoccupando, quindi... Dovrò assolutamente vedere, non capisco se è bassa pressione, cioè io di solito ho sempre avuto la pressione bassa, però credo che in montagna la pressione sia alta, vero? Cioè si alzi, boh, non lo so. Continuo comunque ad essere debole e se sto alzata mi gira la testa, quindi sono qua seduta e guardo appunto Tomas che sia. E basta, questa è la situation di oggi. Oggi è la vigilia, oh mio Dio, mi stavo dimenticando. Forse se mi metto con il sole dietro riesco a parlarvi più normalmente, perché mi sono dimenticata gli occhiali da sole a casa. Sia io che Tomas siamo senza occhiali da sole in montagna. Comunque sì, oggi è la vigilia di Natale per noi, ma siccome voi siete nel futuro e vedete questo video domani, per voi è Natale, quindi buon Natale tesori miei, mia family, vi voglio super super bene, spero stiate passando questo Natale in allegria, in serenità, insomma che passiate bene, non mangiate troppo, anzi mangiate anche per noi. E noi invece abbiamo fatto questa fuga natalizia. C'era un film, mi sembra con Cameron Diaz, dove lei e il suo fidanzato facevano la stessa identica cosa, praticamente a Natale invece che andare dalle famiglie, rispettive famiglie, a fare i pranzi, le cene eccetera, noi siamo scappati e siamo venuti da soli a Cortina. Però Tomas ci teneva un sacco perché lui adora sciare e visto che a Capodanno siamo ad Amsterdam, perché comunque qua a Cortina ci viene sua sorella quest'anno a Capodanno, noi ci siamo fatti 2 Capodanni qua, quindi mi sembra normale che il terzo, poverina, venga lei, e quindi noi andiamo ad Amsterdam, quindi Tomas voleva comunque approfittare per sciare e siccome questi giorni li aveva liberi siamo venuti qua, quindi sia questa sera la vigilia, ma già ve l'avevo detto, staremo qua fino a dopo Natale, praticamente quando torniamo a casa facciamo la valigia e partiamo per Amsterdam, quindi sì, sono molto molto contenta. Questo è il primo Natale da sposati, tra l'altro è il primo Natale, la prima vigilia, il primo Natale da sposati, che bello. Mi sono organizzata per il pranzo di Natale, non tanto per la vigilia, abbiamo qualcosa a casa ma non sarà chissà che roba figa, anche perché vi siete tutti accorti che io non è che sappia cucinare, ma io una cosa ci tengo a specificare. Vedo alcuni commenti che dicono ma noi donne dobbiamo saper cucinare per il nostro uomo, perché allora io non dico che sia una cosa brutta, però io sono stata cresciuta con l'idea che non esistono compiti da donne e compiti da uomini, ok? E io non mi piace che mi non mi piace vedere quando la gente dice ma quello è un compito da donna, quello è un compito da uomo, tu devi essere brava a cucinare e lui a guidare. Non mi piace questa cosa, quindi rendiamoci conto che non esistono compiti da uomo, compiti da donna, è una cosa un po' che ci ha inculcato la società questa, ok? Ok. Boh, questo volevo fare, questo piccolo preambolo, e niente, praticamente sto blatterando qua perché non so cosa fare, in realtà volevo fare qualche foto carina,
ma appunto prima voglio lasciare che Tomas sci in santa pace, poi vediamo se riusciamo. E basta, questo è quanto in realtà. Ho appena caricato una foto. Ah, voglio farvi assolutamente vedere, ho questa foto pronta da caricare. Ho questa foto, c'è Tomas che mi sta gridando dalla funivia che lo devo filmare. C'è questa foto bellissima che mi ha fatto Tomas, ma l'hanno modificata con i colori eccetera due ragazzi fotografi con i quali ho iniziato a collaborare, quindi da oggi in poi se vedrete che le mie foto appunto hanno i credit, sono questi ragazzi che hanno anche una loro, insomma, un loro gruppo, una loro società. Sono molto molto bravi sia per fare foto che per fare video e sono di Trieste, quindi se vedete i credit su Instagram seguiteli perché merita davvero, sono giovani ma allo stesso tempo molto professionali ed estremamente bravi, ecco perché li ho scelti. Quindi sì, niente, questo, non vedo l'ora di postare questa foto, ma devo far passare un paio d'ore dall'ultimo post e adesso ho appena postato su Instagram, vi faccio vedere, ho appena postato questa foto, quindi devo aspettare 2 ore prima di poterne postare un'altra, ma ho già la sveglia, quindi tra 2 ore esatte alle 17 andrà online l'altra foto, che spero davvero che vi piaccia, sono molto orgogliosa. E basta, adesso filmiamo Tomas altrimenti mi uccide. Vai pupetto mio! Secondo me è bravissimo, dopo tutto quello che è veramente passato, l'incidente e il ginocchio che gli fa male, è davvero bravo. Il sole sta scendendo, quindi cambierò location, cambierò position tra un po'. Comunque volevo aggiornarvi anche sul ginocchio di Tomas perché finalmente sta bene, non ha più dolore, quindi siamo estremamente estremamente felici. E l'ortopedico ha detto che se già con 2 iniezioni il dolore gli passa, non serve che andiamo a fare la terza. Nel frattempo sta prendendo comunque anche antinfiammatori e quindi sì, e oggi sta sciando con il tutore perché l'ortopedico gli ha dato un tutore che gli fa da sostegno al ginocchio, quindi insomma una cosa più l'altra sta bene, quindi happy. Siamo tornati a casuccia, i miei capelli sono tutti incasinati per via del berrettino, si sono appiattiti un sacco. Comunque, siccome fa veramente veramente freddo, in realtà oggi quando c'era il sole c'erano tipo 7 gradi e faceva caldo, però quando è sceso il sole è subito 0 gradi, quindi ho messo subito su un tè caldo e come ben sapete questo è il tè, soprattutto in montagna, ma anche a Trieste in realtà, ma soprattutto quando siamo in montagna, questo è il tè che preparo, sempre sempre questo, vaniglia e lampone della Pompadour, provatelo perché è il miglior tè al mondo. E un'altra cosa, dobbiamo aprire l'ultima casella del calendario dell'avvento! Sì, ce li siamo portati dietro, questo è quello di Tomas e questo è il mio. Taratara, eccola qua la casella che poi è la più grande, è grande come 2 cioccolatini, secondo me c'è Babbo Natale, vediamo. Sì, c'è Babbo Natale, pupetto, vieni ad aprire la tua casella, c'è Babbo Natale. Ed è il cioccolatino più grande, evviva! Il countdown a Natale è finito, in realtà dovrebbe esserci anche il cioccolatino di domani secondo me, però guarda pupetto! No, tu me lo mangi, se vuoi te lo do! Uguale il tuo? Penso di sì. No, allora mangio il mio allora. Ah, e se invece era più buono il mio me lo mangiavi? Questo è il più grande? Sì. Poveretto, è piccolo. Troppo più piccolo per Tomas. Più grande. Raccontaci com'è stato mentre io mi mangio il mio cioccolatino. Oh. Raccontaci com'è stato sciare. Bellissimo. No. Non vedo l'ora di andare sempre a sciare. No. Non ti ha fatto male il ginocchio? Un po' ogni tanto mi pungeva un po'. Ma però... quando ti sedevi sulla seggiovia o quando sciavi? No, quando sciavo. Ah, oh, che sciavo. Di solito ti fa male quando ti siedi. No, quando mi sono alzato, e diciamo le prime curve, così dopo non più, però all'inizio... L'importante è che ti sei divertito. Sì, mi sono divertito un casino. Bravo pupetto, sì, sono contenta. Non so, vorrei andare perché adesso sono sulle piste blu. Vorrei andare sulle piste rosse. E cosa ha detto l'ortopedico? Sì, ha detto di sì. No! Dai, apri la tua casella, dai, che vogliamo vedere in diretta. In diretta. Dov'è? Qua. Sì, vedi che è la più grande, tutte le altre sono... Ah, tu ce l'avevi questa... qua? Sì, anche la mia era. Guarda se c'è ancora qualcosa, ma no. Cosa puoi trovare? No, c'è niente, no. Qua doveva essere. No, ecco dove, anche qua allora. Anche qua, sì, anche qua. Mannaggia. Maledetti, risparmiano sul cioccolato. Babbo Natale. Sì. Anzi, Gesù, diciamo. Dai. No, questo è Babbo Natale, secondo me. Vedi che ha il sacco che porta i regali. Come Gesù. Gesù aveva 70 anni. Il tuo è più bello. Non ci hai fatto vedere il cioccolatino. Basta, è andato.
Ciao ciao, buon Natale. Ciao ciao. È buono? Il mio tè è pronto, è un profumo buonissimo, buonissimo. Amo troppo queste tazze. Nel frattempo ho messo a scongelare la carne, anche perché sono già le 5 e tre quarti, quindi inizieremo a preparare la cena della vigilia. Ho messo a bollire le patate, le faremo bollite oggi. E ovviamente non sarà la cena della vigilia perfetta, ma per noi basta. E poi è il nostro primo Natale insieme da soli, quindi avremo tanto tanto tempo per perfezionare il tutto. Ma quello che volevo fare oggi sono i tortellini con la carne, e poi per primo, e poi come secondo invece fare la carne. Questa è una bistecca, questo è un roast beef, e questi invece sono i cevapcici, che sono tipo dei salsicciotti tipici dei Balcani, che anche noi a Trieste mangiamo, e con accanto appunto le patate bollite con un po' di prezzemolo, se lo trovo tra le spezie qua, vedremo, vedremo, e poi con un po' di piselli. Questo è quanto. E dopodiché, abbiamo anche un po' di mozzarella, un po' di stracchino. Poi come dolce invece abbiamo questo pandoro. Sto apparecchiando la tavola. Abbiamo preso anche lo champagne, e poi appunto abbiamo il Bauli Ciocosoffice. E mi dispiace che non abbiamo preso il tronchetto natalizio, ma ci siamo completamente dimenticati, perché in realtà non è Natale senza il tronchetto natalizio, ma magari domani riesco a recuperarlo, riusciamo a recuperarlo, non lo so, i miei capelli sono folli. E quindi come dolce abbiamo questo e poi la viennetta. E questa per ora è la sistemazione della nostra tavola. Ho voluto renderla più natalizia possibile per quello che abbiamo qua, perché ovviamente non abbiamo tutte le cosine, non abbiamo i portatovaglioli, quelli d'argento, però secondo me è uscita molto carina. Nel frattempo Tomas si sta facendo la doccia, quando ho finito io mi trucco. Peccato che i miei capelli siano così appiattiti, e le patate saranno quasi pronte, e anche la carne credo si sia sciolta. Sì, anche la carne è pronta. Ok, io mi sono truccata ed ho provato il fondotinta Accord Perfect, se non sbaglio si chiami, di L'Oreal, e vi devo dire che non mi sta piacendo per niente, per niente. Non so se in video si vede, ma non dà una bella coprenza, si vedono tutti i brufoletti qua e si vede. Non lo so, proverò ad applicarlo in modo diverso. Comunque, comunque, basta parlare di trucco. Siamo pronti per iniziare, e anche Pupetto si è tutto sistemato, è tutto elegante. Non sei soddisfatto? No. Perché? Per i capelli? Vabbè, io non ho il gel giusto. Non sono abbastanza sparati verso l'alto. Perché ti dico subito, sono troppo lunghi e per quello sono troppo pesanti. Boh, ma scusa, sono super sparati? Non quanto basta. Oh, ma santo cielo! Boh, comunque, questo è quello che siamo riusciti a fare con la tavola, e questo è l'antipasto. Buon appetito. Che Vuoi che buono. apriamo lo champagne prima? Dai, facciamo un brindisi. Tomas è sempre l'addetto allo champagne. Hola! Evviva! E come primo abbiamo fatto, anzi, ho fatto. Qualcuno non ha aiutato. Vi do un indizio, tu! Comunque, come primo ci sono i tortellini con la carne, anche se in realtà credo che per la vigilia bisognerebbe fare pesce. Invece noi faremo pesce domani, abbiamo invertito. E ci sono i tortellini con la carne e una spruzzata di parmigiano. Anche il secondo è pronto. Per Tomas c'è il roast beef con i cevapcici, e per me solo cevapcici. E poi abbiamo i piselli e le patate lesse con l'olio d'oliva. I piselli invece li ho fatti con il burro. Cevapcici o civa? Civa, sì, Civa, sì. centristino. Ma i cevapcici sono tipo dei salsicciotti di carne, vero, dei Balcani, tipici dei Sì, Balcani, però li sì, sì. mangiamo anche noi a Trieste. Buon appetito! Sei ancora Grazie, affamato, altrettanto. spero. Dobartek. Dobartek, che abbiamo imparato, che vuol dire buon appetito. Devi spiegarle la traduzione, Puppetto. Buon appetito, Dobartek. Ma sei ancora affamato? No. No! È tutto convinto. No, mangio Vabbè, comunque con quello qualsiasi, che mangio pure riusciamo. tutto. Sai che per la vigilia di Natale bisogna un po'. Scirocco e sfritto nebo, ovine vesti se sraia verste, prepeva io slavo na zemio chite. You're going to rock my soul.
Per finire il Choco Soffice Pandoro di Bauli con la cioccolata, perché noi non bastava quello normale, con la cioccolata l'abbiamo preso. Non è esattamente uguale però, se noti. Di quanto più cioccolata ce l'hai, qui c'è tipo un pezzo, due pezzi, tre pezzi. Il tuo sei ne ha quattro. Uno, due, tre, quattro, cinque. Sì. Beh, dai. Come sei, dai, sei. Peccato che non abbiamo il microonde qua, per metterlo al microonde per 15 secondi viene buonissimo. Per finire mangerò ancora un biscotto natalizio, non so se mangiare la stella. Che crema ha dentro? Cioccolata. Babbo Natale, anche lui ha il cioccolato. Oppure c'è questo gufo barra civetta, anche lui ha cioccolato. Allora io mangerò la stella cometa col berrettino natalizio. Aspetta, vuoi anche tu biscotto di Natale? No, sono a posto, l'ho già mangiato. Ok, cosa stai facendo? Gioco a solitario. Con la pancia strapiena. Sì. Ok, stiamo andando, dove stiamo andando? A messa. Stiamo andando alla messa di mezzanotte natalizia. Sì. Che in realtà... io di solito non ci andavo, però siccome Tomas ci va sempre, è il terzo anno che andiamo insieme. E questo, dovete sapere, questo è il nostro albero! Questo è il nostro albero! Ogni anno diciamo che questo è il nostro albero, perché è il più bello. Il più bello di tutti. Il più bello di tutti, e quindi è il nostro albero. E diciamo che una mini camminatina ci stava, visto che ci siamo abbuffati come non so cosa. Però credo che anche questo faccia parte della... come dire, della tradizione natalizia. Devi abbuffarti la sera del 24 e il 25, non c'è niente da fare. Comunque devo dire, sinceramente, questo fondotinta L'Oreal stra super bocciato, è pessimo e mi dispiace tanto di aver portato solo questo cortina, perché ho quasi finito quello di Deborah Milano, che in realtà mi piace tantissimo, il matte, non mi ricordo mai i nomi. Comunque, e lo sto finendo e avevo paura che se me lo fossi portato qua a cortina sarei rimasta senza, quindi ho portato quest'altro della L'Oreal, se non ci tirano sotto prima, quindi ho portato questo della L'Oreal. In realtà adesso per tutto il tempo qua a cortina ho questo, che è tremendo strano, perché in realtà ce n'era un altro di L'Oreal e avevo lavorato con loro riguardo quel fondotinta un paio d'anni fa, un anno e mezzo fa, e mi era piaciuto un sacco, ne avevo usato di tipo tre flaconi, invece questo... Comunque siamo quasi arrivati. Questa è la chiesa ed è la prima volta che ci entriamo. Tutte le stelline, il campanile, che bello. Che bello. Tomas ancora non sa cosa vuol dire gingillo. Patatone. Gingillo sono le decorazioni per l'albero, ma come... cioè, comunque, non c'è praticamente nessuno. Il centro di cortina è bellissimo, è tutto illuminato e noi siamo praticamente arrivati, perché questo è il campanile e queste sono tutte le casette del mercatino. Magari domani veniamo, non so se sarà aperto il 25, però secondo me è carino venire a dare un'occhiata. Poi volevo comprare una decorazione per l'albero anche a Demerita, così la portiamo quando andiamo su. Che bella la chiesa. C'è mia mamma che mentre siamo via mi manda i video di Garudever. Garudever, per farmi vedere che va tutto bene. Sì. Guardalo. Garudever. La gatta non l'ha filmata perché sicuramente stava dormendo. Miagola e non esce niente. Sì, Garudever, mi manchi. Garudever. Che faccia che hai, gatto Denver, tutto lentiginoso, gatto Denver. Si sta
sistemato di nuovo la videocamera in una posizione assurda sopra beauty case, scatole di Swiffer, scatole di fazzoletti, però sembra che mi sia riuscita l'inquadratura decente più o meno. Comunque mi piace questo momento dello struccaggio serale in cui chiacchiero con voi, e oggi è Natale, perché appunto siamo dopo le mezzanotte, adesso cosa sono? Le due passate, quindi è ufficialmente Natale, quindi siamo per il momento nello stesso giorno, io e voi, perché voi mi vedete in realtà il 25 pomeriggio sera, e non so ancora quando caricherò questo video, penso pomeriggio, invece per me sono le 2 di notte, però è già il 25, quindi per questo istante siamo nella stessa giornata, quindi ah, che bello che è Natale. Mi dispiace non avere i regali perché sono tutti sotto il nostro albero a Trieste, invece qui a Cortina non abbiamo praticamente niente da scartare, ma ci sembrava stupido portarci dietro tutte quelle borse, quelle scatole, perché appunto era troppo, avevamo troppa roba da portare. Già così io mi porto sempre un sacco di roba dietro, anche se sono via solo 4-5 giorni, mi porto via il mondo in valigia. Quindi mi è piaciuta molto la messa, anche se in realtà siamo arrivati in ritardo, tipo, perché l'hanno iniziata in anticipo, noi non lo sapevamo, però mi è piaciuto il fatto che il prete abbia detto di godersi il Natale, di non arrabbiarsi per le stupidaggini, tipo il traffico, tipo il pranzo di Natale, la cena di Natale, se qualcuno arriva in ritardo, insomma classiche stupidaggini per cui noi ci arrabbiamo ogni giorno. Invece mi è piaciuto molto il discorso che ha fatto, perché ha detto di quanto sia importante appunto godersi anche questi momenti, no? Anche se a volte sembrano momenti, non lo so, in cui, anche se a volte sono momenti in cui praticamente ci arrabbiamo e non ci godiamo il momento. Lui ovviamente ha parlato di Natale, ma è secondo me un discorso che vale tutto l'anno, bisogna cercare di godersi i momenti, anche se non sono sempre come volevamo che andassero, se ha un senso quello che dico, spero che mi capiate. Comunque adesso, quando finisco di struccarmi, vado subito a fare il montaggio di questo video, quindi sì, credo che anche oggi sarò al computer fino alle 5 di mattina per finire questo video, perché sono già le 2. E una cosa che però mi sta facendo di nuovo preoccupare è il fatto che mi sta girando la testa di nuovo, anche se non sono sotto la doccia, ma sono, non so, forse per il fatto che sono chiusa in bagno, mi sta mancando l'aria, non riesco a capire quale sia il problema. Secondo me è la pressione bassa, non sono andata a misurarmela oggi, ma me l'hanno misurata in realtà quando sono stata in ospedale per la mononucleosi, cos'era, un paio di mesi fa, ed era a posto, quindi veramente non riesco a capire, però mi sta mancando di nuovo l'aria, quindi se mi sento male mentre filmo, molto probabilmente dovrò aprire la porta e far entrare un po' d'aria, boh, non lo so, non riesco a capire, purtroppo non c'è una finestra qua in bagno. Comunque, non lo so davvero, comunque. Devo dire che questo Natale è stato, questa vigilia, e poi domani sarà ovviamente il pranzo di Natale, molto atipici, perché siamo sempre stati abituati, sia io che Tomasio, a passarli in famiglia, quindi un sacco di gente, grandi pranzi e cene che non cucinavamo noi, quindi è stato il primo anno veramente che, a parte un anno quando ero ad Amsterdam, che non siamo riusciti, mi ricordo all'epoca, con il mio ex a scendere a Trieste per le feste, perché tipo i prezzi degli aerei erano folli, e quindi ero rimasta ad Amsterdam un anno, però per il resto sono sempre tornata a casa a Trieste per passare appunto il Natale. Di solito facevamo il pranzo di Natale a casa dei miei zii, che invitano tutta la famiglia, mentre da Tomas facciamo invece la sera della vigilia. Però quest'anno siamo scappati praticamente e siamo venuti nella nostra casetta, nel nostro chalet di montagna a Cortina, quindi in modo appunto poi da partire da qua e andare direttamente ad Amsterdam a festeggiare il Capodanno con The Mails e Vic. Non vedo l'ora, che tra l'altro si sono presi la casetta nuova, quindi ci faranno vedere casa nuova, hanno una stanza per gli ospiti, con il bagno per gli ospiti, ha tipo 3-4 piani, roba assurda, quindi sono super curiosa e contenta per loro, curiosa di vedere la casa e super felice per loro, perché hanno aspettato veramente tantissimo prima che questa casa fosse pronta, quindi finalmente sono molto contenta per loro. E domani voglio assolutamente andare a vedere qui i mercatini di Natale al centro,
mi dispiace togliere il rossetto, amo questo rossetto, e voglio andare a vedere i mercatini di Natale in centro e comprargli magari qualche decorazione per l'albero, perché in realtà la cosa che pensavo era di comprargli un pandoro, un panettone, sembro il Joker davvero oggi, un pandoro, un panettone, ma siccome sono vegani, qualsiasi cosa io abbia trovato conteneva o latte o uova, quindi non sono riuscita a trovare niente da poter regalare di commestibile, quindi dovrò optare per una decorazione per l'albero, qualcosa del genere. Tra l'altro, in tanti mi avete chiesto perché quando ti strucchi diventi tutta rossa? Perché ho la pelle estremamente sensibile e questo che succede quando mi strucco, sfrego la pelle e quindi diventa tutta rossa. Altra cosa, mi avete chiesto in tantissimi qual era il rossetto rosso che indossavo in uno degli ultimi video, che poi è lo stesso che sto indossando oggi, che stavo indossando oggi. Ed è... ah no, non c'è perché ce l'ho in borsa di là, però è di Deborah Milano, sono è credo l'unico rosso intenso dei liquid matte. Io amo quei rossetti, e non solo, ci ho lavorato con Deborah Milano per appunto pubblicizzarli tra virgolette, per parlarne nei miei video, ma l'ho fatto perché mi piacciono tanto e quindi uso molto spesso sia i nude di quella linea che questo rosso che è bellissimo, e poi è no transfer, quindi posso baciare Tomas e non gli lascia i segni, cosa molto molto utile, devo dire, che poi piace anche a Tomas perché lui detesta quando gli lascio tutti i segni del rossetto. E quindi sì, questo era un po' tutto quello che volevo dirvi. Sì, non mi viene in mente nulla, continuo a girarmi la testa, quindi è meglio che io spenga questa videocamera, mi strucchi il più veloce possibile, poi mi lanci nel lettone, anche se devo fare il montaggio mi metterò comunque nel lettone a riposare un po', e sperando di stare bene domani, perché altrimenti nemmeno domani andrò a sciare, anche se sciare per me è un parolone perché io, insomma, diciamo che avanzo molto lentamente tenendo le gambe in una posizione spazzaneve improvvisata. Ecco, io non scio, io faccio questo. Comunque questo è quanto, non vedo l'ora però di tornare a casa ed aprire tutti i pacchetti. Non credo però che avrò il tempo di fare il video dei regali di Natale, perché torniamo il 20... sì, torniamo la sera e poi praticamente la mattina ripartiamo, quindi avrò malapena il tempo di fare la valigia, però siccome ho in programma di farmi un piccolo regalino anche da Amsterdam, vorrei piuttosto aspettare appunto di tornare da Amsterdam tipo il 4 gennaio e filmarvi il video dei miei regali di Natale 4 gennaio, 4 o 5, quindi magari vi faccio aspettare un po' di più, però ne vale la pena perché ci saranno più cosine. E basta, adesso mi sbrigo e mi lancio nel lettone e poi vi do la buonanotte. Eccomi nel lettone, in realtà non vado a nanna, ma mi metto subito il montaggio di questo video, così andrà online domani, che è lunedì, perché come vi dicevo, anche dopo Natale voglio continuare, non saranno vlogmas, ma continuerò comunque con i video ogni giorno dal lunedì al venerdì, yes! Quindi spero siate contenti, io lo sono molto. E niente, vi do la buonanotte, vi mando un bacione, Tomas non so se sta, è ancora sveglio, ok? Buonanotte. Ciao.